non ci siano stragi di bambini come loro nel Casertano, dove ormai di tutto viene sversato, veleni di ogni tipo. Ci sono degli amici storici ormai, no? C'è Viareggio, c'è Antonio di San Giuliano di Puglia, sono quelli che per primi hanno raccolto questo appello. Noi ci auguriamo che questa rete possa essere sempre più ricca, sempre più articolata, perché essere insieme significa essere più forti. Noi siamo qui per non dimenticare e perché non si dimentichi soprattutto. Ed è la memoria che ci sostiene, ma non una memoria che è fatta di nostalgia o di lacrime, no, una memoria che è fatta di lucidità, di consapevolezza e anche di rabbia. Una memoria che ci consente di lavorare insieme per modificare lo stato delle cose, per cercare di continuare a lavorare, credere e lottare per un mondo migliore. E un mondo migliore si chiama l'Associazione di Viareggio, che da anni sta lavorando sempre su questo filone. Siccome la memoria è la cosa che ci muove, insomma, è una memoria non luttuosa, una memoria larga, crediamo che sia giusto affidare alle parole di Roberto Borgo il senso della memoria, e quindi chiamo il nostro amico che arriva da Matera, che è Giuseppe. Vi sono due forme diverse della memoria, quella interiore e quella esterna. La memoria esterna, che si manifesta nelle cerimonie ufficiali, nei discorsi commemorativi, nei monumenti o nei libri di storia, ha senso soltanto se serve a mantenere viva la memoria interiore. La può sollecitare, ma non la sostituisce, perché l'una è la memoria morta, l'altra la memoria viva. In un cimitero osserviamo una madre inginocchiata di fronte alla bara del figlio. La tomba è la memoria esterna. La madre, che ha posato su di essa un mazzo di fiori e prega, rappresenta la memoria interiore. Quando noi stessi ci soffermiamo per caso di fronte a una tomba, perché ci colpiscono le sue date di nascita e morte o il volto del ragazzo sorridente che la sovrana, e ci viene fatto di riflettere anche per un breve momento su quel destino crudele, compiamo un atto di memoria interiore. È bastato quell'attimo per suscitare una fuggevole e fuggevole emozione. E in quell'attimo il ragazzo è morto lì di noi, ricordando o anche soltanto immaginando la vita di una persona pur morta da tempo. La facciamo rivivere e le impediamo di ricadere anche solo per un attimo. Siamo qui in questa città, anzitutto per ricordare, per far rivivere dentro di noi quei morti e trattenendoli ancora una volta con noi, non lasciarli sparire nel nulla. Anche noi, uniti qui, dovremmo essere capaci di dire a tutto che una commovente testimonianza di una madre dice: per me è ancora presente, e quando parlo con lei me la trascino dietro. Vorremmo essere capaci anche noi, tutti noi, di trascinarci dietro quei morti. Non dovremmo mai dire, come si legge in un'altra testimonianza, ma come? Sono già passati tanti anni. Sono passati tanti anni, è vero. Ma per i familiari delle vittime sono tutti. Dobbiamo poter dire: anche per voi sono una. Ma la morte può essere collettiva, come quella di cui si parla quando si rievoca una strage. No. Nella memoria interiore la morte è sempre individuale. Diciamo per convenzione una decina, un centinaio di morti. Ma ogni morte è diversa dall'altra, come del resto ogni nascita. Ciascuno muore come singolo e solo, con gli affetti che lo hanno nutrito, con le fantasie che lo hanno aiutato a vivere, gli incubi che lo hanno tormentato, i vizi, le virtù, le abitudini, il suo modo di parlare, di vivere, di soffrire. La memoria esterna li accomuna, la memoria interna soltanto capace di restituire a ciascuno la propria vita e quindi anche la propria morte, rievocando una a una con le vittime e non tutte insieme. Così la stagione può appare ancora più bella,
Dietro ogni vita stroncata c'è un universo di affetti e di progetti che è stato irrimediabilmente distrutto. Il momento della commozione e la rimembranza non esclude, anzi, richiede il momento della riflessione. Dice un testimone, quello che parla, e che la gente non riesce a rendersi conto che non è un problema tuo, di sofferenza privata. È una strage, un delitto, e va collegata ad altri episodi analoghi. Già di per sé, una testimonianza di questo è un invito alla riflessione. È naturale che il ricordo venga prima, ed è naturale che il ricordo segua la riflessione. Guai agli immemori. Saranno non soltanto incapaci di ricordare, ma anche di capire. La riflessione, del resto, è l'unico modo per evitare la falsificazione o l'impaunamento della memoria, che si insinua inconsapevolmente o può essere intenzionalmente prodotto nella nostra mente. Con Marcel Proust, la realtà non si forma che nella memoria. Nicola, che ci parlerà di amianto e viene dal sud. Io credo che noi siamo un pochino tutti del sud, se vogliamo. E avevo preparato uno scritto che avrei voluto, l'intenzione era quella di leggerlo, però stamattina abbiamo incontrato la Pia Antonietta Centofanti, la quale non solo ci ha offerto il pranzo, ma ha offerto qualcosa di altro. Dopo pranzo ci ha detto: andiamo a scoprire i tre alberi di ulive, i tre piccoli ulivi che stanno davanti alla casa dello studente. Poi ha parlato della casa dello studente e la cosa che mi ha colpito, usava sempre il presente, non le ho mai sentito usare il passato. E la cosa mi ha colpito, allora ho gettato quello che avevo scritto, perché oltre a offrire il pranzo ha offerto una riflessione molto importante, che è quella della realtà odierna. Voi vivete una realtà come guardando continuamente questi edifici rotti, questo, constatando questo prostato. La mia associazione è l'Associazione Italiana Esposta all'Amianto, guarda un altro tipo di realtà, guarda tutti coloro che erano andati a lavorare, si erano perfino fatti raccomandare per andare a lavorare, ma naturalmente uno lavora perché vuole restare meglio, andare a lavorare perché vuole che la propria famiglia stia meglio. La nostra associazione invece si preoccupa di tutti coloro che sono andati a lavorare, ma a causa dell'amianto, a causa di queste fibrille, a causa di questa polvere, stanno tutti ammalandosi di tumori, ammalandosi di malattie molto grosse. Tanto che oggi si parla di malattie asbesto correlate. Ci sono dei paroloni molto grossi, ci sono queste persone che hanno dato la vita, ma non in senso retorico, in senso no, realmente. E quando noi abbiamo pensato di fare un atto come questo, perché come associazione ci sembrava importante contribuire o entrare a far parte di questo meeting che rappresenta un pochino dove ci sono tante altre associazioni, quindi abbiamo chiesto ai nostri associati di poter dare questi 1.000 euro che sono un niente nei confronti del bisogno. È stato bellissimo vedere il consenso e l'assenso, perché l'unico modo di rapportarsi è quello di andare a manifestare il proprio accordo, è quello di andare a manifestare il nostro sostegno, non alla causa vostra, ma il nostro sostegno alla causa di tutti quanti noi che siamo qui, il nostro sostegno a tutti quelli che lottano per stare meglio, coloro che non guardano il passato, non questo, ma guardano invece al presente, guardano al futuro, perché è soltanto in questa maniera che noi possiamo risolvere un pochino i nostri problemi, altrimenti non combineremo mai niente. Questa è la forma. E allora, per dire queste cose qui,
però ho dovuto strappare, mi sono sentito di strappare quelle che avevo scritto. Non ha senso, secondo me, se non esprimere le proprie sensazioni. E le mie sensazioni sono queste qui. Guardiamo al futuro, partiamo guardando in avanti e diciamo che soltanto in questa maniera noi potremo ritrovare la forza, perché chi muore per l'amianto, chi muore per altro, chi muore, bisogna smetterla, perché ci sono i mezzi per smettere, ci sono i mezzi per salvaguardare. Io oggi chiedevo alla mia amica, ma mentre stanno facendo tutti questi lavori, c'è stato uno studio per vedere che non ci fossero, che non ci fosse amianto nell'aria? O no? Perché delle fibrillerie, ma sono piccolissime, che però potrebbero essere cause dei giovani e anche degli anziani. Cioè sono quelle piccole cose, piccolissime, che però servono a salvaguardare la vita. Ecco, questo è quello che noi ci ha portato a venire qui, queste piccole considerazioni, che sarebbe forse poi tanto piccolo, non sarebbe tanto piccolo, e non sarebbero, perché forse aiuterebbero a salvare delle vite umane e a prevenire delle malattie. Questo volevo dire, questo. Troviamoci, incontriamoci, lottiamo, perché dobbiamo stare meglio, non solo noi, ma anche coloro che vengono solo di noi. Grazie. Dell'ingordigia e dell'incuria dell'uomo, che è diverso dal terremoto. Queste vittime si potevano e si dovevano evitare, cose che purtroppo, ma non solo questo governo, tutti i governi di destra e di sinistra, voi ricorderete che qualche ministro tempo fa disse: la cultura non ci fa mangiare. Quindi era un disegno politico, una scelta politica di abbandonare le scuole al proprio destino, e oggi ci ritroviamo con un patrimonio scolastico, di edilizia scolastica, che è quella che è, e fate scegliere. E quindi oggi c'è la consapevolezza. In tutta Italia nascono come funghi comitati o associazioni di genitori preoccupati, perché il terremoto c'è. C'è, e quando arriva fa paura. Fa paura perché non siamo preparati, perché le nostre strutture ci crollano addosso. Vedete l'ultimo terremoto del centro Italia. Allora io dissi al ministro: vedi, lei ha raccontato un sogno, noi dobbiamo avere la capacità di dire la verità e di dare quel po' che riusciamo a dare a questa comunità, intendo comunità come cittadini di questa nazione. Bisogna dare quel po', perché con quel po', un po' alla volta, riusciremo forse a dire che questo paese è un paese civile. Chi di voi in questi giorni non si è indignato vedendo quei poveri bambini siriani uccisi dalle bombe, dal gas? Credo che tutti noi ci siamo indignati. E cosa dire di questo paese che uccide i propri figli, i propri bambini sotto il crollo, sotto i macerie delle scuole? E allora io voglio lasciare con un messaggio di speranza. È difficile per uno come me, che ha perso una bambina di 6 anni in quella scuola, 45 giorni ha frequentato la scuola. Il messaggio di speranza oggi me l'hanno insegnato i bambini che sono molto, ma molto più preparati della nostra classe politica, e quindi affidiamo a loro e a voi genitori di cercare di creare una società più giusta e un paese più giusto. Grazie. Sergio. Sergio, gli scrittori, fra cui quello di Sergio, ma Sergio continua la sua lotta in una maniera molto speciale. Ha istituito delle borse di studio per i neolaureati in ingegneria, con diciamo un'attenzione agli aspetti geologici dei territori, dei terreni. Ieri sono state date due borse di studio
a due giovanissimi laureati, è il suo modo per portare avanti questa lotta. E Sergio, insieme a Bracciri, un giornalista di Eritrea, ha scritto anche un libro, Memorie dentro e fuori, che ripercorre sia il calvario privato di ciascuna famiglia, ma sia lo scelto balletto della Commissione Grandi Rischi, che giustamente fu condannata da quel giudice coraggioso che è stato Billy per inadeguatezza dell'informazione. Qualcuno è stato condannato, un capo espiatorio che però ci dà il segnale di quanto è accaduto. Il libro di Sergio racconta queste storie, il ricavato va sempre nelle borse di studio. Vi lascio la parola con molto affetto, perché Sergio è il mio fratello non di sangue ma di cuore. Sicuramente sarò un po' disordinato nel esporre le cose, nel parlare, perché scusate, però perché forse mi veniva meglio fare il genitore che fare quello che faccio adesso. Lo faccio perché sono costretto, da una classe politica. Prima si parlava di cultura, no? La cultura non ci dà da mangiare. Sicuramente non dà da mangiare a noi, ma con certezza crea le basi per una classe politica dove si può attingere, dove possono attingere e gestirci esattamente come vogliono. Perché se partiamo dal risultato dei procedimenti giudiziari dell'Aquila, là ci rendiamo conto che noi siamo delle marionette, perché ci hanno dato delle motivazioni per l'archiviazione, che voglio dire, nella logica di una persona normale, una persona semplice come me, io non ci dormo le notti per cercare di capire quando il giudice dice questa casa è crollata perché i lavori non sono stati fatti bene, però nessuno ha accettato se questa casa, i lavori venivano fatti bene, se cadeva, ma la casa non c'è più, come facciamo ad accettare? Cioè, di certo abbiamo che i lavori non sono stati fatti bene e la casa è crollata. Adesso dovremmo tornare indietro, tipo le moviole una volta, no? Si torna indietro, tutti vive, facciamo la casa e poi... Cioè, voglio dire, questa è la motivazione. Motivazione che per me è una presa in giro, per una persona normale che non capisce poi tutte le tecnicismi della legge, delle leggi, è una presa in giro. Io continuo, ho girato l'Italia per questi 8 anni parlando di protezione, parlando di con i giovani, cercare di sensibilizzarli sulla prevenzione, e spero di fare, che sto facendo, ho scelto la strada giusta. Di certo quando guardo ai risultati che ho ottenuto mi rendo conto che veramente siamo potenti. Noi siamo gestiti dalla classe politica che viene alla tua manifestazione perché si deve far vedere, ma nel momento in cui devi parlare tu, loro vanno via. E quello è questo torto, questa colpa. Li abbiamo votati e stanno lì. Adesso dobbiamo organizzarci per fargli cambiare il modo di agire. E penso che la parola, parlare, andare in giro, dire quello che uno pensa, è l'unico modo. Io lo sto facendo con la mia associazione e nello stesso tempo sto cercando di stimolare i ragazzi ad essere corretti, ad essere onesti e a non prendere esempio da questa politica che purtroppo probabilmente deve assolvere a tanti impegni, a tanti problemi che abbiamo in Italia, però voglio dire, le scuole sono la base di tutto, no? Dove mandiamo i nostri figli, i figli sono il futuro di una nazione, sono quelli che lavoreranno domani, sono quelli che produrranno qualcosa. E se lo Stato non li protegge, io credo che il fallimento è dietro la porta.
Si parla spesso di resilienza, questo termine che adesso sembra che va di moda, ma noi ce la stiamo mettendo tutta per affrontare il futuro con forza e con positività. Io non so se ce la stanno mettendo i politici, non so se ce la stanno mettendo quelli che gestiscono i nostri soldi, perché vedo che le cose non cambiano. L'Aquila c'è stato un terremoto, a distanza di 7 anni c'è stata la Amatrice che si è fatto gli stessi errori, si è costituito un cratere per definire persone terremotate, no? Ma io non sono un terremotato, io non faccio parte dell'Aquila, mio figlio è morto qui, perché io non dovrei essere inquadrato come un terremotato? Adesso lo stesso problema è accaduto ad Amatrice. Vediamo i sindaci che chiedono di far parte del cratere. Ma qual è questo, l'obiettivo di far parte di questo cratere? Sono i soldi. Noi non vogliamo soldi. Io non ho chiesto soldi a nessuno, io ho chiesto sempre a tutti. Ho chiesto al prefetto dell'Aquila, quando mi ha convocato e mi ha, in un certo senso, cercato anche di mettere paura. Ho detto, veramente io avrei solo una domanda. Visto che lei è un uomo di Stato, un uomo dello Stato, mi faccia sapere chi è che ha ammazzato mio figlio e perché mio figlio è morto qui all'Aquila. Beh, non ho ricevuto nulla, nessuna risposta, solo di che cosa avevo bisogno, avevo bisogno di qualcosa. Io purtroppo non ho bisogno di niente, ho detto, guarda, io pagato solamente, oggi sono più ricco, perché prima spendevo 1.000 euro al mese per mio figlio, per mantenerlo all'università, adesso ho 1.000 euro in più, quindi non ho bisogno di nulla. Lei assolva i suoi compiti, a nome dello Stato mi dia le risposte alle domande che le ho fatte. Sono 8 anni che aspetto. E niente, continuo a girare l'Italia, continuo a parlare, continuo a dire quello che penso, però i risultati purtroppo sono zero. E mi rendo conto che di fronte al potere dei soldi noi non possiamo fare. Di certo il sistema ci sta sfinendo, ci sta portando al tracollo, perché io personalmente, che sono 8 anni che giro l'Italia, non l'ho fatto con i soldi, con i contributi dello Stato, ma l'ho fatto con i miei soldi, e onestamente dopo 8 anni tiri le somme e ti rendi conto che hai tolto tanto a quell'altro figlio che è a casa, e allora devi veramente fare un esame di coscienza e dire, ma che sto facendo? Sto finendo di distruggere quel poco che mi resta. Io niente, vi ringrazio e vi dico che per cambiare bisogna che l'iniziativa che abbiamo preso con il Comitato, noi non dimentichiamo, diventi sempre più grande e che la gente faccia sentire la propria voce. Solo questo si può fare, altrimenti lasceremo in mano a loro il nostro destino. Grazie. Sentiamo Marco Piacentini, viene da Viareggio, fa parte dell'associazione Mondo che vorrei, quello che vorremmo tutti, perché qua ci dobbiamo impegnare, non può essere soltanto una stella dichiarazione di volontà. Marco, quella notte era il 2009, il 29 giugno 2009, alle 11.30, 11.35, è stato avvolto in una bomba di gas incendiato e ha perso sua moglie e i suoi 2 bambini, gliene resta uno che adesso è un adolescente. Buonasera a tutti, sono Marco, io intanto porto i saluti di Gloria Buccetti, che è la Presidente del Comitato dei Comitati. Purtroppo per motivi veramente, ieri suo marito è stato ricoverato, ma insomma veramente niente di grave, però ha dovuto rimanere a casa e è molto dispiaciuta, ha detto di portare i suoi saluti ai comitati e soprattutto alle nuove associazioni che sono qua quest'anno, eventualmente se cortesemente dopo mi danno i propri riferimenti per poter girare a Gloria in modo da poi continuare a formare quella rete che è iniziata qua all'Aquila e quindi che è fondamentale secondo me.
Sì, noi veniamo da un'esperienza purtroppo drammatica, come sono tante di quelle che saranno raccontate, sono state raccontate e saranno raccontate dopo. Il 29 giugno a Viareggio, tutti sapete voi, sapete che cosa è successo, una cisterna purtroppo si è forata per un, a causa di un incidente e ha provocato un disastro ferroviario, un incidente sul lavoro e ha portato alla morte di 32 persone che erano, stavano riposando nelle proprie case, quindi non erano né sul treno né stavano aspettando il treno in stazione, ma erano le proprie abitazioni. Da quel 29 giugno è iniziato un percorso giudiziario lungo che ha portato prima a un incidente probatorio, poi un'udienza preliminare dove sono stati indagati 42 indagati appunto, di cui 33 imputati, 33 persone fisiche e 9 società. Si è passato poi al dibattimento dove il 31 gennaio scorso è terminato, quindi dopo 7 anni e mezzo, e sono arrivate su di queste 42 imputati, sono arrivati praticamente 23 persone fisiche ad essere condannate e 6 società su 8. E questo è stato fatto grazie anche al lavoro dei familiari, perché tanti familiari sono rimasti come parte civile in quel processo. Non hanno accettato le assicurazioni, non hanno accettato i soldi, e vi giuro, continuano oggi a bussarci a casa per farci uscire dal processo, perché il processo non è ancora terminato. Siamo solo al primo grado, adesso poi ci sarà l'appello e poi la Cassazione. Quindi grazie alla volontà dei familiari che hanno deciso di rimanere in quel processo, grazie al fatto che noi stessi abbiamo pagato dei periti per oltre 140.000 euro di periti per poter dimostrare alcune cose che erano successe a Viareggio, grazie a quello, chiaramente grazie al lavoro della magistratura che non ha mai mollato, perché dietro di loro hanno sempre visto in aula i familiari ogni giorno per oltre 140 udienze, e credetemi non è stato facile, la magistratura ci ha detto grazie di essere stata al nostro fianco. Noi abbiamo potuto fare un lavoro disumano, perché questo hanno fatto, così come i nostri avvocati, un lavoro disumano perché loro erano obbligati a studiare la sera prima del processo, perché erano impegnati anche in altri procedimenti e in altri processi, perché questo era il modo di metterci i bastoni fra le ruote. Ha portato a questa sentenza, che è una sentenza storica, perché cosa dice questa sentenza? Anche se le motivazioni le stiamo ancora aspettando, arriveranno a fine aprile. Questa sentenza dice che gli amministratori delegati di Ferrovie Italia e della GATX, che è l'azienda che noleggiava i carri, e delle ditte che dovevano fare i controlli che non hanno fatto, sono stati tutti condannati. E sono stati condannati perché avevano le capacità, potevano evitare la strage di Viareggio e non l'hanno fatto. Pertanto sono stati condannati. Ecco, considerate che l'ex amministratore delegato di Finmeccanica ha sempre dichiarato che lui in tutti i 50 e oltre processi in cui è stato indagato si è sempre uscito senza neanche una condanna. Ecco, Viareggio ha cambiato questo corso. Ha cambiato con la volontà dei familiari, dei cittadini che hanno partecipato e che continuano a partecipare tutt'oggi alle iniziative e a tutti gli impegni che noi portiamo avanti chiaramente nella nostra zona, ma non solo, perché noi siamo continuamente in giro con la nostra associazione. Oggi veniamo qua tanto per essere al fianco chiaramente dell'Aquila, ci mancherebbe altro, non possiamo fare altrimenti, perché se vogliamo cambiare le cose dobbiamo partecipare. E noi a Viareggio abbiamo deciso, come associazione, ma anche i cittadini a Viareggio, abbiamo sempre detto noi non possiamo delegare a altri quello che è successo il 29 giugno, perché gli altri non fanno niente perché cambiano le cose. E questo noi l'abbiamo messo nel nostro conto. Tutto quello che facciamo anche noi, come diceva Sergio, noi ce lo autofinanziamo, ma soprattutto perché non vogliamo essere indipendenti, nessuno ci deve legare a niente, noi siamo apartitici, apolitici, noi siamo semplicemente dei genitori, dei fratelli, delle sorelle, dei zii e dei nonni che hanno deciso che quel dolore che è nostro, che non lo possiamo mai condividere, tanti di voi sanno cosa vuol dire, non si può condividere con nessuno, neanche una briciola possiamo dare ad un altro quel dolore per alleviarlo a noi. Quel dolore noi ce lo teniamo dentro, ma quel dolore e quella rabbia abbiamo deciso di trasformarla in determinazione, perché non è possibile che accada nuovamente Viareggio.
E adesso purtroppo, e io parlo nella situazione per cui abbiamo dovuto poi studiare per 7 anni accanto ai nostri avvocati, quindi parlo del trasporto merci ferroviario, che è un discorso di sicurezza che tocca anche tutti noi, anche quello, ma si replica per quanto riguarda il terremoto, si replica per quanto riguarda le scuole, si replica per quanto riguarda la sicurezza anche nei posti di lavoro, perché è così da tutte le parti d'Italia. Ecco, ultimamente altri 4 incidenti sono successi in Italia, nell'ultima settimana. Addirittura un treno, una ruota era completamente rovinata e il treno ha camminato per centinaia di metri con questa ruota rischiando di uscire dalla sede ferroviaria e di provocare un altro disastro di Viareggio. Però chiaramente i giornali non ne parlano perché, come per tante vicende, ho qui un rappresentante del Moby Prince, Loris, un nostro carissimo amico, Livorno è vicino a Viareggio. Per tante cose non se ne deve parlare o non se ne può parlare perché sono vicende scomode. Questa è la situazione. Noi abbiamo creato questa associazione proprio per raccontare questa verità, che è l'unica verità e che è quella che poi i giornali invece spesso e volentieri portano alle cronache solo quando c'è una sentenza o quando c'è un fatto grave. Ecco, quando si parla che la politica non è presente, la politica è completamente assente. Nel nostro processo lo Stato si è ritirato dalle parti civili, ha preso 15 milioni di euro, quando in un processo per oltre 140 udienze, dove i familiari hanno parlato per 2 o 3 udienze e le altre udienze si è parlato esclusivamente di sicurezza delle ferrovie italiane. Ecco, lo Stato era assente quando si parlava di questa sicurezza. Considera che è uno dei più grossi incidenti a livello ferroviario, a livello europeo per quanto riguarda il trasporto merci pericoloso, e lo Stato non è presente come parte civile per capire quantomeno cosa era successo quella notte e prendere provvedimenti. Invece tutto è rimasto uguale. Addirittura ci siamo sentiti dire in aula che queste persone, siccome avevano preso 60 sessantesimi alla maturità e 110 lode all'università, erano persone che erano integerbili per queste motivazioni. Non solo, quando noi abbiamo portato i periti e uno dei quali ha detto che non viene fatta la valutazione del rischio in ferrovia per le merci pericolose, loro ci hanno risposto che il modo per applicare la sicurezza è che se un treno deraglia bisogna scansarci o attivare dei buoni medici. Questo è detto dai periti di ferrovia, perché un treno deve avere sempre strada libera. Ecco, questa è la modalità con cui il profitto viene anteposto alla vita umana. Perché sanno benissimo, l'hanno detto in aula, se nel caso degli incidenti ferroviari, se succedono 3 incidenti ferroviari mortali all'anno per le merci pericolose e muoiono più di 2 persone, circa 2 persone all'anno, rientra nella norma per loro, è meno costoso che andare a toccare la sicurezza. Lo dicono le norme europee, ci sono delle tabelle precise e il profitto è messo davanti alla vita umana. Ecco dove dobbiamo cambiare le cose secondo noi. Dove il profitto non può essere posto davanti, anteposto alla vita umana. Allora non succederà, se fosse così non sarebbe successo l'Aquila, non sarebbe successo San Giuliano di Puglia, non sarebbe successo l'Eternit, perché anche quello è profitto, non sarebbe successo Casalecchio di Reno, non sarebbe successo la VTS, la Torre di Genova, o lo scontro dei treni in Puglia, dove noi abbiamo incontrato l'associazione, che mi dispiace che non sia presente qua, ma dovevano venire anche loro, invece purtroppo anche loro hanno avuto un problema, anche loro è figlio del profitto. Considerate che in quel caso è una tratta che per mettere un sistema automatico passava 100.000 euro, ma non l'hanno spesi perché c'era un raddoppio di binario che era già sovvenzionato e quindi sono morte 23 persone per questo. Quanto vale una vita umana? Allora io me lo sono chiesto e loro se lo sono chiesto, una vita umana vale per loro, che sia un bimbo di 2 anni, una persona adulta o un caro, vale 200.000 euro per loro. Questo è il prezzo che valgono la vita umana per queste persone. E se non rovesciamo questa idea che invece la vita umana non ha valore, e sta a noi partecipando e stando vicino alle persone della propria città che lottano per cambiare questa situazione. Serve poco, serve solo la partecipazione. Per noi questo è fondamentale. Noi lo diciamo tutte le volte che andiamo in giro per l'Italia. Siamo stati a Novi Ligure la settimana scorsa, 2 settimane fa eravamo a Monza, venerdì andremo a Genova e lo diciamo continuamente. Non serve molto, serve solo partecipare e stare vicini
nel momento in cui c'è qualcosa di importante da raccontare. Perché è vero, le istituzioni non ti danno una pacca sulla spalla, forse quando sei lì, vengono alle manifestazioni e fanno un sorriso, forse per farti vedere, e poi spariscono. Oppure quando succede l'evento sono tutti addosso perché ci sono le telecamere, poi dopo, quando nel momento vero del bisogno, spariscono nuovamente. Ma la differenza la fanno la presenza delle persone. E la fanno a noi a Viareggio, la fanno perché 2 anni fa c'erano 6.000-7.000 persone a Viareggio, l'anno scorso ce n'era 12.000. E quindi la partecipazione, essere qua oggi, per me è fondamentale. Perché è vero, io Antonietta le potevo telefonare e dire: Antonietta, sono con voi, ma il mio senso e la mia coscienza non me l'ha permesso. E i miei figli non me lo permettono di non essere qui oggi. E se non ci fossi stato io, ci sarebbe stato mio padre, che è qua oggi, oppure Claudio, che è il marito di Daniela, che voi avete conosciuto, avete visto negli anni scorsi. Ci diamo il cambio, certo, perché non possiamo essere sempre da tutte le parti, però ci siamo e ci dobbiamo essere. E questo è fondamentale. E quindi vi lascio la parola a Antonietta, dicendovi che noi saremo sicuramente il 10 aprile a Livorno, insieme a Loris, insieme a chi chiaramente porta un messaggio per la Moby Prince, perché anche lì sono 26 anni che stanno aspettando la verità. E che paese civile siamo dove 26 anni ancora non si sa di cosa sono morte 140 persone? Saremo lì e poi vi aspettiamo, chi vuole e chi può, chiaramente, nelle proprie possibilità, vi aspettiamo il 29 giugno, perché per noi è fondamentale esserci e che ci siate anche voi. Grazie a tutti. Adesso Nicola Rossetti, anche lui segnato dai lutti per la tragedia della Moby Prince, dove ha perso la vita oltre 140 persone, mi pare, vero? Nicola. Sì, perso la vita 140 persone e morì mio padre. Giustamente sono 26 anni che ancora lo Stato ci deve dare una risposta, una verità, soprattutto la giustizia, che è da 26 anni che noi aspettiamo. L'importante è andare avanti e fare gruppo. Ho buttato giù due righe perché sapevo che l'emozione era quella più da combattere, perché vedere questo lenzuolo bianco con quei nomi è come stare a fianco alla nostra lapide, 140 uguali. L'emozione è tremenda e è una cosa che chi è stato a Livorno può riuscire a capire che è forte. Allora ho provato a buttare giù qualcosa. Cari amici, sono qui oggi per porgervi i miei saluti e farvi sentire la vicinanza del popolo marchigiano, che come voi conosce purtroppo la grande tragedia che solo un terremoto può portare. Ma sono qui anche per portarvi i saluti di un uomo per me amico, fraterno, ma soprattutto punto di riferimento, Loris Rispoli, presidente dell'associazione familiare 140, vittime del Moby Prince, che da 26 anni porta avanti la battaglia per chiedere verità e giustizia per tutte le vittime della tragedia del Moby. Loris oggi non è potuto essere presente e mi ha pregato di farvi sentire la sua vicinanza, perché lui sente vivo nel profondo lo spirito di giustizia per i nostri morti e fa ad ogni battaglia la sua battaglia. Loris ed io, con lui, riteniamo che ogni uomo abbia diritto al riscatto morale e crediamo che chiunque abbia perso la vita o abbia subito una perdita, una tragedia e un incidente abbia diritto alla restituzione della propria dignità. E questo non sarà possibile finché non sarà fatta giustizia. Il 6 aprile 2009 noi abbiamo sentito. Noi, così vicino a voi, abbiamo tremato i nostri letti sicuri, abbiamo sentito, ma non abbiamo riso. Noi abbiamo pensato a chi era al centro di quel mostro, a chi in quel momento non poteva gridare, non poteva scappare e non si poteva più svegliare. Noi c'eravamo e ci siamo ancora e sappiamo che voi siete con noi, con il popolo marchigiano che il 24 agosto del 2016 non ha più una casa, una stalla, un campo da seminare e rischia un attimo di vedere andare in malore il lavoro di una vita. Un terremoto non è il terremoto di pochi minuti, è la devastazione che si lascia alle spalle. Le macerie di una vita per la quale si è lavorato duro, lo sradicamento, il brutale taglio delle proprie radici.
Io sono un uomo, non ho potere, e per quello che conta posso dirvi che ci sono e ci sarò con Loris, con tutti gli uomini che sentono profondamente il senso di giustizia che dovrebbe essere la forza che muove il mondo. Voglio aggiungere che, secondo me, secondo il mio parere, rimanere uniti diamo più forza, dobbiamo sconfiggere, tra parentesi, questo Stato che per anni, come il Movi Prince del 26 anni, ha nascosto una verità che purtroppo è scritto nelle carte dei processi che sono stati svolti. Perché è vero, hanno protetto i famosi poteri forti, chi c'ha i soldi, come il comandante Capitano di Porto, come l'armatore del Movi Prince e il comandante della GIP Abruzzo. Io non me la prendo con l'unico che è stato condannato con il marinaio di Leva di 20 anni. È lì che la politica fallisce. Però voglio anche dare speranza a una politica buona, una politica con la P maiuscola. È quella politica che hanno istituito da un paio d'anni la commissione d'inchiesta. Quei senatori so benissimo che troveranno un sacco di difficoltà, ma se noi stiamo a fianco, facciamo sentire il nostro respiro, un giorno questa Italia, questa nostra nazione massacrata può finalmente sollevare, perché la memoria è quello che noi dobbiamo portare avanti, il ricordo delle nostre tragedie verso i nostri figli, i nostri nipoti, perché io ho perso, mia madre non viene più a Livorno, mio zio che mi portava a Livorno non c'è più, ma io vado avanti per i miei figli e per quelli lasciare un'Italia migliore. Noi possiamo veramente cambiare quest'Italia, se siamo uniti come associazione globale, non ci fa paura niente. Tutto qui dico, grazie veramente per l'invito, è la prima volta che vengo all'Aquila e è stato un effetto straordinario che mi porterò dentro di me, grazie. Stefania è una mamma di Amatrice, ha costituito un comitato, ve lo dicevo prima, il sorriso di Filippo, e siamo molto contenti di averla qui con noi e insieme a lei continueremo a fare la nostra strada. Ecco qua. Buonasera a tutti. Io nel terremoto di Amatrice, quello del 24 agosto, ho perso un figlio che è rimasta sotto le macerie per più di sei ore forse, e è stato estratto vivo, ma dopo una settimana purtroppo è morto all'ospedale di Pescara. Quindi mi sono riconosciuta in quella definizione parente delle vittime, che quando, finché non tocchi con mano, non capisci quello che si prova e quello che significa. E purtroppo il dolore è ancora fresco perché sono passati pochi mesi, quindi l'emozione qui è grandissima. Però due cose mi hanno spinto a partecipare. La prima cosa è che è un ulteriore gesto d'amore nei confronti di mio figlio, perché ricordarlo significa farlo vivere ancora. E non dimenticare significa anche far sì che questo dolore non lo possa sopportare più nessuno, non lo debba sopportare più nessuno, perché è un dolore troppo grande che ti devasta, ti distrugge. E quindi non è giusto che altri genitori debbano sopportare una cosa del genere. E questo dolore poteva essere autodistruttivo, come lo è stato nei primi tempi, ma dopo si è trasformato in qualcosa di più, in una resistenza feconda che ha portato prima a istituire delle borse di studio che ricordino mio figlio, che studiava qui all'Università dell'Aquila, studiava ingegneria, era pieno di vita, pieno di voglia di fare. E due altre borse di studio per il Conservatorio dell'Aquila, perché altri due ragazzi purtroppo sono morti e studiavano con grande energia al Conservatorio. Queste borse di studio sono state istituite proprio per ricordarli e in memoria di Anna Grossi. E la memoria a che cosa serve? Serve a far sì che tutto questo non succeda più. Noi ci siamo uniti a questa battaglia per costituire una rete che sia efficace effettivamente sulla politica, per far sì che tutto questo venga rinnovato, cioè non venga rinnovato in altri esseri, cioè in altre circostanze. Bisogna cambiare la mentalità. Noi eravamo tranquilli, dopo il terremoto dell'Aquila non avrei, per incoscienza, inconsapevolezza, avevo dimenticato. Pensavo che non succedesse mai niente, che non succedesse a nessuno più. Purtroppo mi sono trovata immersa in questa realtà e ci siamo trovati comunque dove adesso siamo a vivere, perché abbiamo dovuto cambiare città, siamo a Rieti, a dover scontrarci con la negazione del terremoto. Chi non l'ha vissuto non lo capisce,
E purtroppo le istituzioni a volte fanno le orecchie da mercante perché non capiscono quello che noi abbiamo provato. Noi abbiamo tra l'altro intrapreso una battaglia nei confronti delle istituzioni scolastiche, del comune, della provincia, proprio per dare una mano a chi non l'aveva provato direttamente a rendere le scuole sicure. E quindi insieme a mio marito abbiamo costituito insieme ad altri genitori un comitato genitori che abbiamo titolato ancora a nostro figlio, perché lui ci dà la forza per andare avanti, e si chiama Comitato Genitori Filippo Sanna. Forza Paris, perché Forza Paris è un grido di battaglia che i sardi si davano la forza in questo modo. E, però di questo vorrei che ne parlasse mio marito, che ha seguito più attentamente questa parte. Quindi Mario, se vuoi venire a parlare di... Quindi per non dimenticare, noi vorremmo creare proprio un'associazione, una rete che possa incidere maggiormente sulle istituzioni politiche. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, noi abbiamo costruito questa associazione per ricordare nostro figlio. È un'associazione che si occupa sostanzialmente di musica e cultura, perché pensiamo che la musica sia l'ossigeno per l'anima e la cultura l'ossigeno per la mente. E vogliamo rivolgere le nostre attività ai giovani, naturalmente, perché i giovani sono il futuro di una nazione. E a noi ci è parso che questo Stato, questi giovani li abbia un po' dimenticati, un po' messi da parte. E allora abbiamo deciso di cercare di fare la nostra parte nel nostro piccolo. Abbiamo accettato di venire qui questa sera perché, come diceva Stefania, crediamo che l'unione faccia la forza. Ognuno ha avuto delle esperienze tristi, purtroppo, noi per il terremoto, per quanto riguarda la disgrazia del treno, chi per l'amianto, chi per la nave incendiata. Però ecco, questa è un'esperienza che poi è un'esperienza comune a tutti, cioè quella del dolore, quella della perdita, soprattutto della perdita di giovani vite. E allora abbiamo cercato di fare in questo modo per dare una mano. Il discorso delle scuole che stava facendo Stefania è veramente una cosa triste, perché noi all'indomani del terremoto ci siamo trasferiti a Rieti, dove mia figlia già studiava, nostra figlia già studiava, in un liceo linguistico. E la prima cosa che abbiamo fatto, siamo andati a parlare dalla preside per sapere che tipo di certificazioni riguardo la sicurezza la scuola avesse. E la preside ci ha risposto: guardi, io sono 6 anni che scrivo alla provincia, scrivo alla regione, scrivo al comune, scrivo ai vigili del fuoco, scrivo addirittura alla forestale, non so per quale motivo c'entra anche la forestale dentro le scuole. Adesso non mi sovviene per quale motivo, ma c'entra. Sì. E ha detto: guardi, risposte nessuna. In bacheca ci sono tutte le mie lettere, non c'è una risposta che è una, no? Da questi enti. E allora ho detto: vabbè, che facciamo allora? E allora abbiamo pensato di ascoltare e sentire altri genitori che avevano il nostro stesso problema. Ci siamo riuniti in un gruppo, non in un comitato, in un gruppo chiamato appunto Forza Paris, perché, lo spiego meglio, perché io sono sardo e Forza Paris è, diciamo, la conclusione dell'inno della Brigata Sassari, la gloriosa Brigata Sassari, che quando decidevano di sferrare l'attacco avevano questo spirito di corpo molto forte, per il grido cui, di battaglia, diciamo che è proprio il grido di battaglia ed è un incitamento a non disunirsi, ad essere sempre comunque uniti e qualsiasi cosa succedesse. Effettivamente è stato così, ci sono stati tanti morti, ma poi sono stati tutti eroi, perché comunque chi va a leggere la storia della Brigata Sassari, insomma,
si rende conto di quello che hanno fatto durante la guerra. E quindi abbiamo voluto riprendere questo motto confermare che nel momento in cui decidevamo di fare qualche cosa dovevamo comunque essere uniti e non per nessun motivo qualcuno ci poteva così disgregare, disunire. Fino ad oggi questo è successo, però ahimè ci siamo scontrati con i muri di gomma, ma non solo i muri di gomma delle amministrazioni locali. La cosa triste è che noi ci siamo scontrati con il muro di gomma dei giudici. Noi abbiamo fatto un ricorso al TAR che a leggerlo, cioè non eravamo neanche noi a dare le motivazioni per cui certe scuole dovevano essere chiuse, erano le leggi, che uno leggeva queste leggi e diceva: ma secondo quello che c'è scritto qui queste scuole devono essere chiuse. 40 pagine di ricorso, dopo 3 mesi la sentenza è stata di 1,5 pagine, neanche 2 pagine, e nelle motivazioni della sentenza, questa è una cosa secondo me gravissima e noi andremo avanti per questo, si giustificava il rigetto del ricorso dichiarando il falso, cioè si riprendeva un comma di un certo testo unico, no? Ma si omettevano le cose che attestavano il fatto che noi avevamo ragione. Ora, io non sono espertissimo di giurisprudenza, però ritengo che se un giudice dichiara una cosa falsa possa essere perseguito, e quindi questo noi faremo. E per cui ecco, nel ricordo di nostro figlio, che giustamente, come diceva Stefania, ci dà tanta forza, vogliamo andare avanti in queste battaglie, vogliamo dare per quanto possiamo una speranza ai giovani che ritengono di poter realizzare un proprio sogno, e siamo qui per unirci a voi, per portare avanti una battaglia molto più forte, molto più dura. Noi, secondo me, le parole sono belle, però queste parole devono essere molto forti, devono risuonare molto, molto, molto di più, e giustamente più siamo, meglio è. L'unione fa la forza, quindi forza Paris. Adesso vorrei che parlasse Marzia, che è appena arrivata, è una delle mamme della Terra dei Fuochi, che insieme ad altre mamme, 6 mamme e 2 papà, costruisce un'associazione che è straordinaria, che si intitola Noi Genitori di Tutti. Ed è vengono i bimbi a pensare quello che fanno, perché loro che hanno già perso dei bambini aiutano dei genitori a perderli a loro volta, ad attraversare questo percorso di morte. E li sostengono anche dal punto di vista economico, se devono andare in ospedali lontani dalle loro terre inquinate, no? Per tentare una via di salvezza per i loro bambini. Ma me lo racconterà Marzia. Buonasera, perdonatemi, ma io attraversando queste strade ho chinato il capo sentendo il peso di questo lutto fortemente sulle mie spalle. Da colpevole, da innocente, e le parole di questa mamma, di questa donna accanto a me sono le parole che portano il cuore. Noi siamo le mamme della Terra dei Fuochi, denominate con questo attributo molto triste, in quanto da noi i fuochi non si sono mai visti, ma si sono viste solo colonne di fumo nero e diossina e veleni di ogni tipo, dove per anni l'imprenditore con i politici corrotti e amministratori dello Stato hanno sversato insieme a noi, insieme alla camorra, nei nostri territori, avvelenando sapientemente e con coscienza disumana i nostri bambini. Perché i bambini? Perché sono i più delicati, perché sono quelli
più soggetti, no, a prendere le malattie, finché poi un giorno, mentre mi ponevo la domanda e mi chiedevo come mai intorno a me si stessero ammalando tante persone, noi che siamo la Campania Felix, una terra non industrializzata, una terra dove l'agroalimentare è conosciuto in tutto il mondo, la dieta mediterranea, arriviamo al Gaselini di Genova, io e mio marito, dove una biopsia a cielo aperto riscontra nel nostro Antonio un glioblastoma multiforme. Il glioblastoma multiforme è una patologia molto diffusa di tumore cerebrale, ma non viene ai bambini. Ed è un tumore che è riconducibile a fattori ambientali. Queste furono le parole dell'oncologa a Genova. Mi faceva mille domande, mi chiedeva perché, come mai questo bambino così piccolo, a soli quasi 10 anni, avesse contratto questo tumore, questa neoplasia feroce, bestiale su di lui. Quando sono tornata a Napoli, e Antonio è andato via il 2 giugno del 2013, ho aperto di nuovo internet, ho navigato su motori di ricerca, ho trovato un post di padre Maurizio Patriciello che parlava di nostro figlio Antonio, figlio unico, e questi genitori da essergli vicino, perché questo era un altro angelo andato via per l'inquinamento ambientale. Io immediatamente cerco di mettermi in contatto con lui e lui mi dice: figliola, anch'io ho tante domande, però camminiamo insieme, intraprendiamo un percorso e cerchiamo di capire cosa è successo e cosa sta succedendo. Sto praticamente facendo più funerali di bare bianche che matrimoni. È un'ecatombe nei nostri territori. Da dicembre ad oggi abbiamo accompagnato 14 bambini che non arrivano a 14 anni. Non contiamo più le persone di 40 anni. Io non sono più un numero, una persona nella mia terra. Se mi ammalo a 40 anni, non vieni contato più. Giorno per giorno nel nostro territorio si vive qualcosa di allucinante e c'è ancora un assenteismo istituzionale. Vengono stanziati meno fondi a noi perché siamo la regione più giovane d'Italia. Però i nostri bambini ce li stanno ammazzando silenziosamente. Io li chiamo assassini perché con gli anni si sono susseguiti amministratori collusi, amministratori che hanno permesso, perché poi quando sono stati desecretati gli atti di Carmine Schiavone, le dichiarazioni, lì si è venuto a sapere che Giorgio Napolitano, l'ex presidente della Repubblica, che allora era ministro degli interni, sapeva benissimo che quegli atti erano stati segretati. Non dico forse che il mio Antonio sarebbe qui oggi, però magari si sarebbe potuto evitare che alcuni barili sottoterra si sarebbero aperti inquinando tutto il territorio. E ci sono dei nomi, c'è Monte Edison, c'è Pozzi Ginori, ci sono le concerie della Toscana, c'è l'Acna Change, ci sono nomi, ma purtroppo la legge non è retrattiva, quindi non è punibile tutto quello che è stato fatto in passato. Abbiamo un inasprimento sui reati ambientali fortemente voluto dalla Chiesa in Campania e da padre Maurizio Patriciello. Però purtroppo questo inasprimento è passato, era fermo al Senato, ed è passato mettendo una parola che praticamente ci prende in giro. Qualora si sversi abusivamente nei territori, c'è la detenzione o altro. Ma ovviamente le imprese legali continuano ad avvelenarci. Abbiamo un decreto legge sulla terra dei fuochi, che è un rimescola leggi che comunque non tutela affatto i nostri diritti. Noi ci siamo costituite in associazione e camminiamo a fianco di questo prete che è stato voce al nostro dolore. Senza di lui, dico la verità, forse mi sarei fermata, e non nego che quando riesco a tenere qui un bambino, a fare il possibile affinché non vada via con questa malattia. Guardate, il cancro sui bambini è qualcosa di allucinante. Lo si può accettare sugli adulti, ma non sui bambini. Anche perché nei bambini c'è l'innocenza, il non capire perché quelle testoline pelate. L'innocenza di guarire, l'illusione che devi dargli di guarire. Ad Antonio io dicevo sempre che il tempo non contava, lui stava con la sua mamma, con il suo papà, e che era piccino, quindi sarebbe guarito e il tempo non contava. E quando ci hanno detto che era l'ultimo periodo, che la prognosi era infausta e che da lì dovevano iniziare la terapia palliativa,
Lì mi sono dovuta vestire di un gran sorriso e fingere che lui si sarebbe addormentato, che forse non avrebbe sentito più la sua mamma, che forse non avrebbe udito più la sua voce, o forse la vista sarebbe calata. Ma non doveva spaventarsi, perché era la medicina che era talmente forte che lo stava portando alla guarigione. Quindi, per andare a spegnere l'infiammazione, colpiva degli organi vitali e magari la vista non mi avrebbe potuto vedere più. E l'ho rassicurato dicendogli che si sarebbe addormentato nel suo letto e il giorno dopo si sarebbe svegliato per andare a scuola. Sapete la notte cosa vuol dire mettersi nel letto e pensare queste cose? E non ripensarle solo sul tuo figlio, ma il figlio della signora che accudisce. E poi ti innamori di una bambina e non vuoi perdere. Te ne innamori di un'altra e non vuoi perdere. E vuoi dare speranza e stringi le braccia e le mani di queste mamme. E gli dici di stare accanto al figlio, perché sai che anche un solo bacio che non puoi dargli lo comprendi dopo, quando non ce l'hai più. È allucinante quello che succede, è allucinante che lo Stato si sia macchiato di questi delitti e di questi crimini. È lì dove c'è infiltrazione. Poi, un'altra cosa che ho da dire, ci tengo tanto, quando vengono da noi vogliono attribuire tutto alla camorra. Ma la camorra cosa ha fatto? Ha eseguito gli ordini di qualcuno dall'alto. Certamente non aveva lei il potere di far entrare veleni in campagna. Gli industriali hanno corrotto, ci sono intercettazioni telefoniche, c'è tutto che parla di questa corruzione. Addirittura i primi rifiuti tossici che sono arrivati in campagna erano scortati dalle forze dell'ordine. E tu vedi le forze dell'ordine dietro a questi tir e dici: beh, mio padre, lo Stato, mi sta tutelando. Starà portando qualcosa, qualche concime, qualcosa per il territorio. Mentre in quelle fosse si gettava veleni. Noi abbiamo avuto l'emergenza rifiuti che è stata una presa in giro per il mondo. Addirittura tutto il mondo ha parlato della monnezza di Napoli. Penso che lo ricordate, no? Queste buste della spazzatura nera che facevano il giro del mondo. Ci penso Bertolacci. Quello non era altro che un avviso a quello che sarebbe successo, perché praticamente le nostre discariche abusive e legali erano piene di rifiuti tossici, quindi non davano la possibilità di mettere la spazzatura, la classica monnezza della nonna, l'umido, non ci dava la possibilità di smaltire il nostro, perché le nostre discariche erano piene. Stiamo pagando uno scotto altissimo, ma non ci fermiamo. Guardi, io giro tutta Italia. Abbiamo fatto anche ricorso alla Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo. Siamo stati a Bruxelles, al Parlamento. Noi continuiamo la nostra battaglia. Non stiamo zitte, io non starò zitta e non finirò mai di chiamare lo Stato italiano assassino per i nostri bambini e per tutto quello che succede. Per le costruzioni non a norma, per tutto. Io griderò sempre il mio dissenso e andrò avanti affinché il futuro dei bambini venga tutelato. Entriamo nelle scuole, facciamo formazione e informazione a questi bambini. Stiamo creando un percorso con la natura, stiamo cercando di far innamorare di nuovo i bambini della natura, della madre terra, della salvaguardia del creato, quanto è importante, perché loro saranno i futuri amministratori dello Stato. Allora, se in passato abbiamo avuto qualcuno che non aveva amore, dobbiamo sperare di donarne e di far crescere queste piantine di solidarietà tra di noi, e che non ci debba essere mai divisione tra chi lotta per amore di un popolo, chi lotta nel nome di un figlio, chi lotta nel nome di un nipote. Dobbiamo essere tutti insieme se vogliamo vincere. Grazie. Adesso Ilaria Carosi, la chiamo ora dopo Marzia, perché Ilaria in qualche maniera, in modo diverso, sta facendo un percorso parallelo. Ilaria ha perso la sua sorella Claudia nel terremoto del 6 aprile, è una psicoterapeuta, è quindi è una parente delle vittime ed è una tecnica dell'anima. Si è messa a disposizione, ora c'è stato di nuovo il terremoto nell'Italia centrale, per fare la ponte tra
tra un corpo che era finito, morto, e invece chi era vivo e andava lì a riconoscerlo. E ormai questo è il suo, diciamo, il suo dono, no? Che lei fa a chi si trova ad attraversare lo stesso percorso che lei ha già fatto, che molti di noi hanno già fatto, aiutare i familiari ad avvicinarsi ad un riconoscimento. Scusa Antonietta, io mi dispiace, scusate, devo lasciarvi. Se ne deve andare, passare. Ah, devo anche dare un'altra comunicazione. C'è una BMW parcheggiata che blocca di chi è? Sarei rimasto qui a darle anch'io. Grazie mille. Una condanna, quindi mentre prima avevo qualche paura in più quando l'ho pubblicato, adesso una condanna in secondo grado ha ridotto i miei timori di denuncia, intendo, di querela e quant'altro. E che ragionamento abbiamo fatto io e la mia amica? Attraverso la scrittura, perché per poter trasmettere, per poter resistere, io uso proprio questo termine, la scrittura può essere una forma di resistenza, non un'altra forma di comunicazione per arrivare alle persone. Spesso quando si parla di questi argomenti, come l'inquinamento, come tutti argomenti pesanti, non arrivi a tutti, arrivi a persone che magari già sono state toccate da queste cose, persone più sensibili all'argomento. Noi abbiamo deciso di scegliere un'altra forma comunicativa, che era quella della scrittura, e nello specifico anche noi abbiamo scritto anche la sceneggiatura per un film, per poter comunicare quelli che sono stati i danni che queste cose poi portano nella vita delle persone. Cioè, se le persone muoiono attraverso i tumori, attraverso tutto, vabbè, lei ha detto chiaramente quello che è avvenuto, è importante che le persone sappiano. Perché la memoria, dal nostro punto di vista, è resistenza, cioè la memoria serve affinché questa cosa non venga prima di tutto dimenticata, affinché si possa creare della prevenzione, affinché si lotti, si continui a lottare. La memoria storica è la prima cosa che tentano di annullare in questo nostro paese, per qualsiasi cosa. Non ci si ricorda più neanche quello che è successo il mese scorso. E invece no, ecco perché magari la scrittura di un romanzo semplice, un romanzo di denuncia, dove si parla di un ragazzo che lavorava da un tempo e che a un certo punto si è accorto di determinate cose. E quindi ha iniziato a denunciarle. Il senso il senso di questo romanzo, proprio il dolore di questo ragazzo che è stato toccato, è che a un certo punto questo dolore si vuole trasformare, non vuole rimanere introiettato, non vuole rimanere una cosa personale, ma ci si rende conto che questo dolore può diventare un mezzo per tutti i motivi che abbiamo sentito questa sera, no? Si può trasformare e diventare invece qualcosa di positivo. È inutile che rifaccio l'esempio che avete fatto così bene tutti quanti voi. Ed è questo il percorso che fa questo ragazzo, in cui noi ci siamo ritrovati. Noi non abbiamo voluto aspettare, né io né la mia amica, di essere toccati, no? da qualcosa, perché a parte che nel caso dell'inquinamento di Bussi non possiamo neanche dire quello che è successo, perché non c'è un registro epidemiologico, non si sa se i tumori che ci sono dipendono dall'inquinamento che c'è stato ufficialmente. Un nesso di causalità, esatto. Se nell'area, soprattutto Bussi Poveri, ma ripeto, l'inquinamento della Montarison nel caso nostro ha contagiato tutta la Val Pescara, quindi parliamo di 700.000 persone che sono state avvelenate, questo va ribadito. Non si sa come sono morti, anzi addirittura mi spiegava una volta il presidente della Lega Tumori che la spiegazione ufficiale a Bussi e Poveri, dove c'è un elevato tasso di tumori, è lo stile di vita. Cioè, lo stile di vita, qual è lo stile di vita? Monotono, non lo so, vorrei capirlo. Poi guarda caso c'è la discarica più grande d'Europa, adesso molte cose adesso stanno venendo un po' a galla, ma non dimentichiamo che è stata una zona militarizzata. Io adesso non entro nel dettaglio di questo sito perché poi c'è gente più titolata di me come Augusto che potrebbe parlarne molto meglio. Io volevo dare il senso di questo romanzo, cioè penso che il protagonista si accorge di qualcosa, c'è un risveglio, c'è un percorso di scoperta. Noi ci siamo identificati con questo protagonista e abbiamo deciso appunto di denunciare quello che è avvenuto. È ambientato negli anni 70 perché è un anno in cui l'abbiamo considerato un anno fondamentale, uno spartiacque. All'epoca non c'era neanche la legge sui rifiuti, insomma, mancavano tante cose. Dobbiamo aspettare appunto la legge. Quello che avviene per esempio nell'Ilva di Taranto, no? È spaccato in due, ma anche Bussi è spaccato in due. Noi abbiamo fatto una presentazione a Bussi.
e gli stessi cittadini di Bussi, dove a Bussi c'è un morto a famiglia, non è che è un caso, c'è un morto a famiglia per tumore, ti dicono, ma ci davano il lavoro, questo ti dicono, ci davano il lavoro, ci difendono ancora. E poi e mi dicevano, ma il lavoro, lei che ne sa, senza un lavoro non ho una dignità. E io le rispondevo, sì, ma la dignità del lavoro dov'è? Voi questo dovete pretendere. E l'altra cosa che mi ha sconvolto, perché stiamo presentando questo romanzo in giro per l'Italia, oggi la mia collega non è potuta venire, insomma, per problemi personali, è che tutti ci si ritrovano. Una persona mi ha detto, ah, avete descritto la caffora di Brescia, no, avete descritto... cioè, è un format esportabile, e questo è il dramma di... capito? Questo potrebbe essere ambientato benissimo nella terra di fuoco, è la stessa cosa, perché è una storia di inquinamento e di omertà. A Bussi, quando ho usato questo termine, mi volevano linciare, perché in realtà non lo vogliono sentire, ma è quello che avviene, c'è complicità. Allora, non voglio parlare troppo tanto perché mi rendo conto che forse sono una persona meno adatta a parlare oggi qui, perché, ripeto, non ho avuto, non sono stata toccata, no? Ma a me tocca semplicemente sapere che un'altra persona, anche se non è mio padre, non è mia madre, non è mia sorella, sento questa responsabilità. Vorrei che questa sofferenza di tutti avesse una valenza civica, io si trasformasse, no? Che tutti quanti sentissero un'esigenza di accollarsi quella che, quello che è il tuo dolore e tutti insieme ci unissimo per combattere, no? Perché alla fine penso che se non lo facciamo noi, dopo tutto quello che ho sentito questa sera che mi ha toccato profondamente, ancora di più penso che dobbiamo trovare tutte le forme di resistenza possibili e parlare sempre di più di queste cose, perché solo parlandone possiamo avere una speranza, non dico che risolviamo il problema, ma io penso che una speranza di vincere qualcosa c'è. Un esempio, a me veramente chiudo, scusatemi, quando mi dicono vabbè ma protestiamo, non otteniamo mai nulla. Non è vero, noi abbiamo un caso, noi abbiamo Ombrina. Ombrina è stata una vittoria per l'Abruzzo. E queste, anche le cose positive vanno ricordate, anche se sono inferiori ai disastri che ci sono. Però quando le vittorie ci sono, se ne deve fare, come dire, deve diventare un elemento di forza anche quello, è, come dire, un'esperienza personale, però vi assicuro, per fortuna, però vi assicuro che sento su di me la responsabilità di tutto quello che avviene, ecco perché ho sentito l'esigenza di scrivere, forse perché questo è il mio mezzo, cioè non ho un altro mezzo per... e spero un giorno anche di fare un film, quindi vediamo. Grazie, scusate. Nella nostra terra e passo la parola a Francesca Luisso che la mia direttrice di cambiare della sezione regionale e ci aprirà uno squarcio diciamo sulla situazione delle scuole. Poi sulle scuole ci torneremo con i ragazzi del liceo che sono qui e poi chiudiamo con una visione generale di tutti i disastri che su questo territorio e non solo. È un numero che è iperbolico con il quale voglio attirare la vostra attenzione, ma è un calcolo statistico fatto in base alle percentuali di edifici che ad oggi sono stati messi in sicurezza rispetto al grado sismico della regione e del comune nel quale ricadono. È diciamo, un arco di tempo inaccettabile e molto preoccupante, se soprattutto pensiamo che sono 19.000 gli edifici scolastici su un totale, ho dovuto scrivere perché sono tantissimi numeri, su un totale di 43.072 edifici che si trovano in comuni a rischio sismico 1 e 2, e 19.000 sono veramente tantissimi, e il 65% delle scuole ad oggi funzionanti sono state edificate prima dell'uscita della normativa antisismica del 1974, quindi non corrispondono a nessuno dei criteri antisismici che oggi sono necessari. E tra l'altro gli interventi di adeguamento sismico di questi edifici ad oggi corrispondono al 5,4%. Niente, i nostri ragazzi vanno a scuola rischiando la vita non per il 2 che riportano a casa, ma perché sono seduti in un edificio che non gli garantisce la possibilità di uscirne. A seguito del crollo della scuola di San Giuliano
in di Puglia, avvenuto ottobre del 2002, è andato via il Antonio. In seguito a quel crollo, in cui appunto morirono tutti gli studenti della prima elementare, bambini che allora avevano 6 anni, oggi avrebbero 21 anni, fu emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, con si introduceva praticamente l'obbligo di procedere alla verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, obbligo che sarebbe scaduto nel 2013, ma visto l'esiguo numero di edifici ai quali si è fatta la verifica, si sta discutendo proprio ora la proroga al 30 agosto del 2018, proprio per permettere di verificare il maggior numero di edifici scolastici possibili. Le scuole che hanno effettuato la verifica di vulnerabilità sismica nel 2015 erano il 25% e nel 2016 siamo saliti al 31%, ed è bassissima la percentuale degli edifici costruiti secondo criteri antisismici, che corrisponde al 13% della totalità. Tra l'altro, una sola scuola su 2 ha il certificato di idoneità statica, e quindi il quadro che ne esce è veramente un quadro sconfortante. Tra l'altro è stata istituita questa struttura di missione per l'edilizia scolastica nel 2014, costituita da tanti enti, ministero, protezione civile e altre strutture, e la erogazione di fondi destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. Però nonostante questo i risultati sono veramente scarsissimi sul territorio nazionale. Parliamo di 9.425 interventi realizzati sugli edifici, di cui circa il 49% in zone sismiche a rischio 1 e 2. E di questo soltanto il 5,3% hanno riguardato interventi di adeguamento sismico nei comuni a maggior rischio. Tra l'altro ci sono poi forti differenze tra le scuole del nord e le scuole del sud. I capoluoghi di provincia meridionali denunciano 3 scuole su 4 poste in zone ad alto rischio sismico e un'urgenza di interventi migliorativi del 58,4%. Sono numeri altissimi rispetto alla totalità degli edifici. Tra l'altro le verifiche di idoneità sismica sono obbligatorie secondo questo decreto che è uscito, quindi tutti i comuni sono obbligati a farli, però in realtà non è prevista sanzione se non vengono effettuate, e soprattutto, pure se vengono effettuate e si riscontra l'inadeguatezza dell'edificio, non c'è obbligo di adeguamento. E tra l'altro gli adeguamenti sono anche abbastanza costosi, le verifiche sono abbastanza costose, si va dai 3.000 ai 15.000 euro per un edificio piccolo, un edificio medio, costo che ricade sulla scuola, la quale più delle volte non ha la possibilità di farlo. Quindi sono dati veramente preoccupanti che mostrano un quadro triste delle nostre scuole, che non sono sicuramente luoghi sicuri, non sono luoghi dove si può fare innovazione, non sono luoghi accoglienti, sono ancora scuole vecchie e pericolose. Gli adeguamenti sismici non sono sicuramente una priorità nel nostro paese, così come non esiste ancora un'analisi dettagliata della situazione del rischio delle scuole, quindi un'anagrafe, non è stata ancora completata l'anagrafe degli edifici scolastici per verificare il loro grado di resistenza agli eventi sismici. Noi come Lega Ambiente abbiamo una campagna nazionale, non ti scordar di me, una campagna rivolta alle scuole e alla vivibilità degli edifici scolastici. Proprio quest'anno, il 17 e il 18 marzo, l'abbiamo voluta dedicare alle scuole, alle nuove scuole terremotate del nuovo cratere. Come ho detto, noi siamo il cratere, io sono aquilana, noi siamo il cratere madre e adesso abbiamo dei crateri figli sparsi per l'Italia. E con questa nostra campagna abbiamo fatto delle richieste specifiche per cercare di risolvere la situazione. Abbiamo chiesto che esista una regia nazionale
per la messa in sicurezza degli edifici, che quindi non si ricada più sui comuni o sulle province, che questa struttura di missione che è stata realizzata e che i fondi che sono stati erogati abbiano la capacità di rendere facile il processo di accesso ai bandi da parte anche dei comuni, quali spesso non hanno né le capacità o né i funzionari necessari per poter rispondere a questo tipo di bando. Abbiamo chiesto quindi di facilitare anche le procedure di accesso, di coinvolgere quindi l'ANAC, l'autorità per nazionale anticorruzione, per individuare delle procedure efficaci ma sicuramente più snelle, che quindi permettano l'accesso a questi fondi e di conseguenza permettano alle scuole di essere messe in sicurezza. Diciamo che questo è il dato nazionale, ma per l'Abruzzo la situazione non è certamente migliore. Un recente studio del Centro Operativo Regionale dà per inagibili il 35% delle scuole della nostra regione. E in particolare nella provincia di Pescara sono inagibili 12 scuole su 23 ispezionate e nel Teramano 70 su 194, e questi sono dati che risalgono a dicembre 2016, quindi presumibilmente dopo le scosse di gennaio e con le verifiche che sono ancora in corso questo numero è destinato certamente a salire. All'Aquila noi abbiamo la generazione container, la generazione T, sono 3.500 bambini circa che non hanno mai fatto un giorno di lezione in una scuola in muratura. Sono i bambini nati dopo il 2008 e sono bambini che frequentano ad oggi i 25 MUSP, moduli provvisori. Non hanno mai conosciuto cosa significa vivere senza scosse, sanno molto sui piani di evacuazione, sanno come mettersi in salvo in caso di una emergenza o di una scossa, e probabilmente anche per questo motivo tra una scuola in muratura ed una di latta comunque preferiscono una scuola di latta in questo momento, che è triste. Però è la verità. Questi moduli, questi MUSP, modulo ad uso scolastico provvisorio, che sono attivi in piedi da 8 anni, sono ad oggi ancora 25, sono dislocati tra L'Aquila e le frazioni, ospitano asili nido, scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola superiore, scuole medie, il conservatorio. E ad oggi non esiste ancora per la città dell'Aquila una vera e definitiva programmazione della ricostruzione degli edifici scolastici comunali. Non è stato ancora ricostruito un edificio, non è stata indetta ancora una gara d'appalto, al momento c'è soltanto una progettazione preliminare per alcune scuole, che sono la scuola primaria di Arischia, la scuola di Pettino, la scuola di Coppito e la scuola di San Sisto. Questi sono i dati ad oggi. E 8 anni dopo il terremoto le scuole dell'Aquila si sono riscoperte ancora più fragili e più indifese con le nuove scosse del 24 agosto di Amatrice, che abbiamo sentito nitide anche qui all'Aquila, e con quelle successive delle Marche e dell'Umbria. Posso raccontare come esempio due casi eclatanti: il liceo classico Cotugno, di cui qua sono presenti gli studenti e che poi magari vi racconteranno meglio loro come vivono oggi la scuola, e anche quelli dell'istituto alberghiero, che versa nelle vostre stesse identiche condizioni. Sono due edifici in muratura dichiarati agibili dopo il terremoto del 2009 e dopo le scosse di Amatrice, con le nuove verifiche sulla stabilità si è riscontrato invece che non sono adeguati per permettere le lezioni ai ragazzi, e quindi dopo una serie infinita di tribolazioni ad oggi gli studenti del liceo classico sono tornati in quell'edificio che non garantisce loro la sicurezza, transennando, no neanche, perché la transenna è sicuramente più sicura, hanno messo delle striscette di plastica a righe bianche e rosse che guai chi le valica, perché di là c'è la morte e di qua c'è la scuola. E
È la stessa situazione per l'istituto alberghiero, per il quale è stato poi concesso un MUSP nel quale gli studenti possono seguire alcune delle lezioni, ma per un istituto alberghiero aver chiuso i laboratori, diciamo che è una cosa non da poco, visto che dovrebbero imparare in pratica quello che imparano in teoria. Non la voglio fare troppo lunga, vi voglio soltanto dire che noi dobbiamo fare della ricostruzione delle scuole un punto di forza della nostra ricostruzione. Non possiamo mettere gli studenti davanti alla scelta del diritto allo studio o della loro sicurezza. Non possiamo obbligare le famiglie a dover andare via dall'Aquila per poter permettere ai loro figli di crescere. Questa generazione di studenti è il nostro futuro. Non avrebbe senso ricostruire una città senza di loro, che a 10 anni da oggi sarebbe popolata soltanto da vecchi, e quindi è il nostro dovere primario pensare ai nostri studenti, ai nostri ragazzi, alla nostra, al nostro futuro. Ho due parole, se c'ho tempo, anche per la situazione dell'università, che versa anche lei in condizioni veramente tristissime. Vi dico soltanto che anche loro hanno gli edifici inagibili, sono costretti ad esempio ad usufruire dei servizi mensa ancora nei container. Insomma, dobbiamo ragionare bene sulla nostra posizione rispetto a questo tema. Voglio chiudere soltanto con un messaggio: in una giornata triste come quella nostra che oggi ci ricorda il terremoto, sperando che insomma le cose possano migliorare, unendo le forze e avendo sentito le storie dolorose ma forti delle persone che hanno parlato prima di me. In due Andrea, uno solo, dai Andrea, vieni pure tu, forza, pure tu, tutti e due, forza. Eccovi qua, coraggio. Siediti qua. Siediti a fianco, sì. Stiamo avvisando subito gli ordini. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per questa opportunità. Non, almeno per quanto mi riguarda, vi comunico che non mi sono preparato nessun discorso, non per dimenticanza o perché non avessi voglia, ma perché ritengo che in alcuni momenti quello che, insomma, che viene spontaneamente sia la cosa più vera. Vi chiedo quindi scusa se ci sarà confusione nel mio discorso. Oggi vengo qui a parlare come studente, chiaramente, come studente aquilano, come studente italiano, ma anche più in generale come giovane che ha vissuto il terremoto ad 11 anni. Quando c'è stato il terremoto avevo 11 anni, anzi ne avevo 10, ne ho compiuti 11 qualche giorno dopo. Non ho conosciuto il dolore e la strage da vicino, perché fortunatamente, se così si può dire, perché in realtà la fortuna forse non è stata neanche molta, abitavo in periferia, la mia casa non ha subito grandi danni e il giorno stesso, il 6 aprile, sono andato via dall'Aquila. Non sono quindi entrato in contatto direttamente con il dolore, quello vero, non quello che, di cui parlavano i giornali, quello che si vede in televisione, quello che se non si prova, che se non si tocca con mano non si può comprendere. Però ho imparato a conoscerlo nel tempo. Ho imparato a conoscerlo quando a 12 anni, a 13 anni ero un ragazzino curioso che si intrufolava. Che si intrufolava nei vicoli del centro storico con il tristemente famoso cartello Zona Rossa, perché non ho avuto modo di conoscere appieno quella che era la mia città e ho voluto
per quanto possibile conoscerla comunque nel freddo dei vicoli, nel freddo dei vicoli, in zone che insomma, lo conosciamo tutti, insomma. Fortunatamente non ho neanche, non sono neanche entrato a contatto con un lutto, non sono un parente delle vittime e non vengo qui a raccontarvi un dolore personale. Però voglio, ecco, voglio portarvi una testimonianza come non solo quindi come giovane aquilano, ma come studente. Come studente, come studente aquilano, ma in realtà mi sento, voglio sentirmi uno studente italiano e non solo, insomma, perché credo che siamo entrati a contatto con una realtà che tra l'altro è stata quella che in parte è stata toccata già precedentemente in alcuni discorsi, che non si limita solamente alla nostra città. Come qualcosa già è stato anticipato, noi da 8 anni il liceo Cotugno si trova a Pettino, in via Leonardo da Vinci, in una struttura che, per la quale sono state fatte veramente carte false per ottenerla e per mandarci una scuola 8 anni fa. Una struttura dove per 8 anni, io un po' di meno, 5, tutti si sono sentiti al sicuro, anzi addirittura si diceva è tanto quella è la scuola più sicura dell'Aquila. Ecco, ci siamo trovati ad 8 anni dal terremoto ad entrare a toccare con mano una realtà che ci ha deluso in maniera indescrivibile e che ci ha veramente fatto male, perché noi in 8 anni, io, Andrea, ma credo tutti noi che non abbiamo potuto conoscere l'adolescenza vera, l'adolescenza fatta di semplici cose, fatta di una città che sia in grado di offrire degli spazi ai giovani. E da questa esperienza noi abbiamo tratto sicuramente una grande forza nel corso di 8 anni, una grande speranza. Dicevo prima, quando a 12-13 anni ero un bambino, un ragazzino che si infufolava, che il massimo che poteva fare era un caffè a Capopiazza o al chioschetto a San Bernardino, insomma, in quei pochi posti che erano aperti in centro. In questi 8 anni noi abbiamo sviluppato una grande speranza che purtroppo però è andata a morire, insomma, perché noi, e arrivo al discorso della nostra scuola, noi dopo 8 anni ci siamo ritrovati con delle carte in mano, che sono quelle relative allo studio di vulnerabilità sismica, senza entrare troppo nei tecnicismi. Carte ottenute non perché rese pubbliche dalla provincia, che le possedeva dal 2013, dal luglio del 2013 quando è stato effettuato lo studio, bensì perché ottenute tramite un accesso agli atti effettuato da alcuni genitori della nostra scuola. Ci siamo ritrovati a leggere, per quello che potevamo capire, e appoggiandoci insomma a tecnici che potevano sicuramente capire di più di noi, dicevo, a leggere una realtà completamente diversa da quella che noi abbiamo sostenuto per 8 anni, ovvero carte che presentavano criticità enormi riguardanti la struttura che ospita la nostra scuola. E chiaramente, proprio perché dicevo questa speranza forse di una città diversa e non solo di una città diversa, di un'Italia diversa, è andata sì a morire, ma non si è spenta del tutto. Abbiamo spinti da questa speranza, abbiamo voluto provare a cambiare qualcosa, a far sentire comunque che la voce dei giovani c'è
e siamo riusciti, non era un autoerotico assolutamente, anzi, siamo riusciti insomma a portare con noi inizialmente 1100 studenti, 1150 studenti che sono gli studenti che frequentano la nostra scuola, e poi comunque anche, siamo riusciti anche a coinvolgere, grazie all'aiuto di tutta una serie di persone, di comitati che si sono poi costituiti, siamo riusciti a coinvolgere le altre scuole. Ve la voglio fare molto in breve, non voglio fare una cronistoria, non voglio fare dietrologie, però è giusto che chi non ha conosciuto questa situazione sappia determinate cose. Dunque, noi abbiamo svuotato la nostra scuola, passate il termine, e dopo qualche giorno la nostra scuola è stata chiusa, dopo 4 giorni circa, 3-4 giorni di protesta, la nostra scuola è stata chiusa per permettere nuove verifiche. Prima ancora di ciò, è importante, sarà importante quello che vi dirò, che vi dico una cosa, che 2 giorni prima dei terremoti del 18 gennaio di Montereale e Capitignano, siamo stati convocati dal sindaco in persona in una riunione nella quale ci è stato detto che noi dovevamo abbandonare più presto quell'edificio. Qualche giorno dopo ci veniva detto di rientrare in quell'edificio e di starci zitti in maniera molto prepotente. E, insomma, questa già la dice veramente lunga. Dopo che la nostra scuola è stata chiusa, sono stati chiusi per circa 10 giorni perché appunto dovevano essere effettuate nuove verifiche. Ci è arrivata una comunicazione che è stata una doccia fredda e dir poco, ovvero che in quella scuola per il momento non ci si poteva rientrare perché c'era bisogno di approfondire le verifiche fatte su una zona della scuola, e siamo quindi stati mandati in un altro edificio, sempre in muratura, che è quello del Daosta, dell'ITIS, dell'Istituto Tecnico, a fare turni pomeridiani. Nonostante le enormi difficoltà che tutto questo ha comportato, noi abbiamo accettato questa cosa, ne abbiamo preso atto, insomma, perché se portiamo avanti una cosa la portiamo avanti fino in fondo, e noi ci crediamo ancora adesso. Siamo stati un mese a fare i turni pomeridiani e dopo un mese siamo stati rimandati lì senza niente in mano se non una relazioncina di 3 pagine caricata di dietrologie e di cronistorie mirate, insomma, a pararsi bene bene, elaborate da parte della provincia. Siamo stati rimandati lì dentro ed è stata interdetta una parte della scuola, chiusa appunto, come dicevamo prima, con i nastri rossi. Ecco, ci è stato addirittura detto che quelle verifiche, quella perizia di vulnerabilità sismica del 2013 era mirata esclusivamente ad ottenere dei fondi per l'adeguamento sismico, fondi che ammontano a più di 11 milioni di euro. Ecco, allora qui è spontanea una considerazione. È questo che uccide, secondo noi. È il fatto che, anche fosse vero quello che ci è stato detto, anche, va bene, ammettiamo che sia così, che sia stata completamente falsata una perizia al fine di ottenere dei soldi. Quante cose si potrebbero fare con quei soldi in Italia? Senza entrare nel dettaglio. Quanti soldi si spendono inutilmente. Quindi io sono d'accordissimo, e lo dico a malincuore, sono d'accordissimo quando si dice che lo Stato è assassino. Forse, ecco, la situazione della nostra scuola è una situazione neanche paragonabile a quello che noi abbiamo sentito qui questa sera, tant'è che quasi ci vergognavamo a prendere la parola adesso. Però noi ci teniamo particolarmente a riportare questa testimonianza, soprattutto a voi che siete venuti qui, perché purtroppo questo è emblematico, questo ci fa capire che noi in una città come L'Aquila, ad 8 anni, ci troviamo ancora in una situazione del genere. Prima si diceva per Bussi, si giustificava quasi, no, tanto davano lavoro, loro davano lavoro. E se ci pensate, questo è un po' un ricatto, io lo chiamo ricatto perché non è giusto,
non si può dare lavoro, o meglio, non si può pretendere che venga accettato il lavoro in condizioni che possono portare alla morte. E questo, rimpicciolendolo, ovviamente, ripeto, portandolo a una millesima parte, è quello che è stato detto a noi, perché noi poi ci siamo trovati in una condizione tale, quando siamo tornati nella struttura dai quali, dalla quale ci avevano fatto uscire, quello che ci è stato detto è pensare all'anno scolastico e non a dove svolgiamo l'anno scolastico. Questo è un ricatto. E anche se non è successo niente nella nostra scuola, non è crollato nulla, non è morto nessuno fortunatamente, anche se purtroppo il nome della nostra scuola, Cotugno, noi siamo, in realtà siamo un convitto con i licei annessi, purtroppo nella notte del 6 aprile sono morti 3 ragazze al convitto. Però al di là di questo, insomma, anche se non è successo nulla, e voglio ripetere ancora una volta che la nostra situazione in realtà è molto insignificante, se possiamo dire così, però ci sono delle analogie forti, secondo me. Questo, tante persone, perché non sono 309 morti tutti insieme, sono 309 morti uno per uno, ognuno con una storia diversa, e noi non ci hanno insegnato niente. La vita, la vita che è stata sottratta a ognuno di loro per le inadempienze, perché non è il terremoto che uccide, è il malaffare, è lo Stato che uccide. Ecco, in una città come L'Aquila è emblematico che non abbiano insegnato niente, che il dolore di mamme che hanno perso i propri figli, e non solo, ovviamente, il dolore di familiari, non ha insegnato niente, perché, tornando al discorso di prima, quando vi dicevo che ci è stato detto che quelle perizie erano finte ed erano mirate esclusivamente ad ottenere dei fondi, già solo il fatto che debba esserci un dubbio, quindi, che loro comunque ci pongano il dubbio sulla sicurezza delle strutture in cui passiamo la vita, perché la scuola per noi è la vita, è il luogo dove ci formiamo. La scuola non è solo la lezione frontale in cui l'insegnante spiega e il giorno dopo ripetiamo 4 pagine e ci prendiamo 8. La scuola è l'ambiente in cui si cresce, è l'unico tassello del tessuto sociale che ci è rimasto in questa città noi giovani, perché noi giovani non abbiamo niente in questa città. E purtroppo è un dato di fatto, e quel poco che abbiamo ce lo prendiamo da soli, ce lo dobbiamo prendere a forza. Quindi, ripeto, scusate se sono ripetitivo, noi ad 8 anni stiamo così, cioè stiamo ancora con lo scrupolo, con il dubbio, con il beneficio del dubbio per quanto riguarda le scuole. Un altro dato che è vergognoso, quando si parlava delle vulnerabilità, ho cercato di ascoltare i dati ma non li ho memorizzati tutti. All'Aquila tutte le scuole comunali di competenza del comune non le hanno neanche effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica, in una città dove ci sono stati dei ragazzi che sono morti alla casa dello studente, dove ci sono dei ragazzi che sono morti al convitto, in strutture scolastiche, le strutture più sicure. Quando fa un terremoto noi non dovremmo scappare dalla scuola, dovremmo aprire le porte della scuola per far entrare chiunque ne abbia bisogno, per creare un luogo di ricovero, e invece no, invece noi dobbiamo avere paura di andare a scuola. E non solo all'Aquila, non solo all'Aquila, in Italia abbiamo visto di tutto. Da quando il 16 gennaio è iniziata questa storia abbiamo scoperto un mondo che purtroppo non forse un po' per, come dire, per troppa fiducia, ecco, forse troppa fiducia, chiamiamola così, a una classe politica. Nella scuola elementare era notte, quello che sarebbe potuto succedere all'Aquila, cioè tutto ciò che sarebbe potuto succedere di più, perché anche all'Aquila era notte, se tutte le scuole in muratura
fossero state piene di ragazzi, di bambini, soprattutto le scuole elementari, che cosa sarebbe successo? E quindi che cosa ancora dovrà succedere? Quanto ancora dovrà succedere prima che si arrivi ad avere una piena consapevolezza di quella che è la situazione in tutta Italia, che serve soprattutto a superare quello che è il malaffare, quella che è la corruzione, quello che è basarsi solo ed esclusivamente sul denaro, sui soldi, a fronte di domani. Di persona, e quindi è un incontro continuo con le nostre storie, chi più luttuose chiaramente, chi però siamo, insomma, un'altra cosa che anche per la rabbia, perché mi ricordo di aver scritto un emendamento per i nostri siti nazionali di bonifica, come queste terre dei fuochi, e averlo proposto alla commissione. Mi ricordo c'era un provvedimento che andava in Parlamento dove si doveva decidere. Si vogliono dare i soldi per costruire armi, gli aerei per bombardare i paracacciabombardieri, non direttamente col Ministero della Difesa, ma facendolo passare come attività di sviluppo economico. Allora io ho chiesto a qualche parlamentare: ma perché non facciamo bianco nero? Voi volete votare quello? Noi vi proponiamo di spendere 10 milioni di euro all'anno per 20 armi, non ai cacciabombardieri, ma alla prevenzione per la tutela della salute. Ci sono stati condannati nel terzo grado di giudizio. Sì, grazie. Sarò molto rapida. L'anno scorso, il 5 aprile, eravamo in una sala molto più piccola, eravamo molto più poche e pochi, però alla presenza di tutte le rappresentanti e rappresentanti dei comitati venuti da tutta Italia, avevo lungamente parlato di una cosa chiamata dossier Abruzzo Engineering, e mi ero ripromessa di raccontare come andava a finire questa storia. Il dossier Abruzzo Engineering, la faccio rapida, costa 5 milioni di euro, viene commissionato dalla Regione Abruzzo e nel 2006, viene riconsegnato alla Regione Abruzzo. Da quel momento viene riconsegnato alla provincia, al comune dell'Aquila, a loro dire, e così arriva dal 2006 il 2009. Il 2009 309 persone vengono uccise da uno stato assassino, da responsabilità umane pesantissime, 8 anni in cui io personalmente, da cittadina, semplice cittadina, ho chiesto in tutti i modi, in tutte le sedi, che uno studio costato 5 milioni di euro, ripeto, potesse diventare qualcosa nell'agenda politica di qualcuno di qualunque tipo di provenienza politica, della maggioranza o della minoranza che per esempio nel 2012 ho contribuito ad eleggere in comune, perché pensavo che tra quelle persone elette nel 2012, portavoci anche di movimenti, di istanze della popolazione, tante persone che avrebbero potuto e dovuto mettere in agenda il dossier Abruzzo Engineering. Ma questo non è accaduto mai. A proposito delle parole belle, sempre molto interessanti, evocative, simboliche, ma i fatti. In questa città ce la siamo presa molto con Bertolaso, con la Commissione Grandi Rischi, ed era doveroso perché si parla anche in quel caso di criminali assassini, anche se poi la Corte di Cassazione ha stabilito altro. Ma io mi sono sempre chiesta, e non smetterò mai di chiedermelo, se il 31 marzo 2009 la Commissione Grandi Rischi all'Aquila non si fosse riunita, a chi davamo le responsabilità? Avremmo forse guardato dietro, riprendendo quella memoria che, se non deve essere sterile, non può permettere alla storia politica e sociale di un territorio di fare salti. Regione Abruzzo.
137 edifici di interesse strategico e pubblico, proprio quelli che ci diceva lo studente poco fa, dovevano essere i luoghi deputati a proteggere le vite umane in caso di emergenza di qualunque tipo, tra cui quella sismica. Casa dello studente, committo nazionale, facoltà di ingegneria, asili nido, asili comunali, ospedali, prefettura, e l'elenco è lunghissimo, erano tutti lì elencati, con indicate le criticità sismiche e con indicati i denari necessari per eliminare le criticità. Nessuno